Oggi siamo sul mercato di Somma Lombardo che secondo le nuove disposizioni emanate da Regione Lombardia e per mantenere quelle che sono le distanze di sicurezza tra gli operatori è stato ovviamente ridotto numericamente. È aperto solo agli operatori relativi alla somministrazione di alimenti e abbiamo oggi presenti 20 banchi. Secondo le disposizioni regionali il numero ammesso nell'area, che è stata opportunamente recintata, è pari al doppio delle bancarelle, quindi abbiamo 40 persone contemporaneamente presenti all'interno. Il servizio è gestito con un unico ingresso ed un'unica uscita, con operatori radiocollegati che, in relazione al numero di persone che escono, consentono di far entrare altre persone in numero analogo. Alle persone in entrata, così come agli operatori che stamani si sono collocati, viene rilevata la temperatura corporea e viene accertato che siano tutti in possesso dei dispositivi di protezione individuale. Abbiamo trovato una grande collaborazione da parte degli operatori commerciali, i quali sono molto attenti, ovviamente perché interessati in prima persona, ma anche interessati alla salute dei propri clienti, e quindi rispettano tutte le norme, tanto con riguardo alla distanza, tanto con riguardo alla dotazione dei dispositivi di protezione individuale. Fanno entrare un po' poche persone sulla piazza, cioè ho capito comunque che bisogna mantenere le distanze. A parte il fatto che già la gente comunque la vedo molto disciplinata e sa già come si deve comportare, poi comunque c'è poca gente nelle piazze, cioè siamo qui con dei banchi vuoti, le file fuori dal mercato e non si dà la possibilità, cioè secondo me bisogna fare una gestione nel rispetto della salute del cittadino, giustamente, ma comunque anche nel rispetto del lavoro. Oggi siamo di sei persone, di cui un rappresentante dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Varese, e niente, per cui noi tutti i giovedì siamo qua in carico adesso quando c'è l'emergenza, fa sì che le persone si comportano come da decreto, per mantenere le distanze, fa sì che le persone si comportano in modo adeguato. E la giornata oggi è partita un po' fiacca. In questa situazione qua, in questi mercati, dove la gente entra un po', diciamo, alla volta, perché fanno entrare due persone per banco, a volte si creano delle file in un banco e la gente non entra, perché magari un banco ha 10-15 persone in attesa, come adesso potete vedere al banco del pesce, la gente non esce e quindi c'è un po' di assembramento all'entrata. L'affluenza è stata abbastanza alta, allora tuttora ci sono tante bancarelle che sono soddisfatti e altre no. Quelle non soddisfatte sono rimaste un po' penalizzate i fruttivendoli, perché a loro parere sono stati dismessi in una locazione, anche se comunque tutta raggruppata, ma un po', diciamo, un po' messi sugli angoli chiusi, quindi in automatico non c'è questa affluenza di persone, perché comunque le persone tendenzialmente tendono a fermarsi alle prime bancarelle e a non andare nelle altre. Quindi noi ci auguriamo che comunque come associazione vengano presi provvedimenti in merito a queste lamentele di alcuni operatori per il prossimo mercato, di poter predisporre il mercato con una funzionalità che abbia sempre un'entrata e un'uscita, ma che siano messi a pari merito tutti i banchi.